siamo nel Castello Svevo di Barletta con Giusy Carroppo, che è storico dell'arte, nonché un po' il motore di tutta questa manifestazione. Barletta al centro di un'estate ricca di arte e di cultura. Oggi si parla di architettura, di moderno, di contemporaneo, e c'è una cosa che mi ha colpito e che mi incuriosisce moltissimo. La Puglia, regione solare, regione della luce, che invece diventa per Nio la materia nera di tutta l'Italia. Ci spiega un po' questo paradosso? Forse più che materia nera, anche se c'è molto nero in questa installazione, oscura. La materia oscura. La Puglia è forse una terra ancora tutta da scoprire, e io credo che all'architetto Nio sia piaciuta proprio questa sua, il suo essere variegata. E tra l'altro anche le castelli, queste mura antiche, lui non era mai venuto in Puglia, quindi gliel'abbiamo un po' fatta desiderare. I nostri contatti risalgono a circa due anni fa, e diciamo che sono stati loro a cercare di contattarci per partecipare ad Intramenex Art, perché è vero che c'è Barletta, ma c'è soprattutto questo progetto che per 5 anni ha portato l'arte contemporanea nei castelli di Puglia, e quindi all'estero si è parlato molto di questo progetto. È un progetto quindi che fa incontrare il nord dell'Europa con il sud. Noi siamo stati un anno fermi, e poi il programma cultura della Commissione Europea ci sembrava proprio perfetto per portare questo format di Intramenex Art, che appunto lega l'arte contemporanea e comunque l'interdisciplinarietà ai monumenti, al paesaggio, in ambito europeo. Il Watershed è stato, è un titolo praticamente, un sottotitolo di Intramenex Art. Abbiamo individuato un filo conduttore, che è appunto questo dell'acqua, però senza essere didascalici. Abbiamo scelto un termine comunque, ecco, possiamo dire più fluido, che è anche metaforico. Ad esempio, oltre che ad essere solco tra i bacini, alla lettera, significa anche punto di svolta. Quindi per noi Intramenia Extra Art, che è stata una serie appunto di mostre nei castelli di Puglia, diventa un progetto europeo di scambio tra paesi, tra identità, tra... È solo un caso il fatto che noi ci si affacci sul Mediterraneo e che l'architetto in questione, l'artista in questione, come dire, abiti e ami l'Olanda, che è un paese sull'acqua, a volte sotto l'acqua. Per noi non è un caso appunto la scelta dell'acqua, appunto perché siamo sul Mediterraneo. No, diciamo che il progetto è stato dal punto di vista concettuale realizzato in Italia, in Puglia, cioè dall'associazione eclettica, quindi da me come autrice e curatrice, e poi loro sono stati coinvolti nel progetto insieme ad altri partner. Questa è la prima azione di un progetto globale, cioè Watershed non è solo Dark Matter, ma è una serie di azioni che prevedono interventi di arte contemporanea, di architettura, di teatro danza, che coinvolgono artisti di fama internazionale, come ad esempio giovani artisti, situazioni quali le residenze d'artista, che prevedono proprio la scoperta per esempio di un territorio. Ci saranno ad esempio artisti pugliesi che andranno in Svezia, che andranno in Belgio, perché i paesi partner poi sono l'Italia e la Puglia in particolare, perché tra l'altro la Puglia è cofinanziatrice, la regione Puglia, del progetto, e Belgio, Olanda, Paesi Bassi, quindi Svezia. Artisti svedesi verranno nelle saline di Margherita, e quindi noi ci apriremo al paesaggio, che fino ad oggi in effetti Intramenia non aveva mai toccato, Intramenia Strat. Quindi dal bene architettonico c'è un'apertura appunto verso la scoperta di paesaggi come quelli delle saline, che sono poco conosciute al grande pubblico, pur essendo le più grandi d'Europa. E quindi c'è questo scambio tra nord e sud, dove c'è un sud che è quasi maestro per un nord che è riconosciuto sempre efficiente, all'avanguardia,
che invece scopre che insomma anche da noi si riesce a realizzare oltre cultura. oltre Margherita riesce a darci qualche altra anticipazione sui sulle location. Saremo a Barletta nuovamente poi a novembre, c'è un gruppo di teatro danza anche barlettano, diciamo di questa zona, che sarà poi in Belgio, e Margherita di Savoia. Poi saremo a Rotterdam, ad Anversa e in Svezia, nei pressi diciamo di Stoccolma. Un'ultima domanda, poi ci diamo appuntamento a questo punto a Margherita di Savoia, nelle saline, nel paesaggio suggestivo del bianco e del sale. Barletta, che si ritrova adesso al centro di una sorta di risveglio artistico, come affronta, come vive questa esperienza, tutto sommato un po' sui generis? Io credo che i barlettani, comunque diciamo i pugliesi, reagiscano particolarmente bene. Probabilmente bisognerebbe progettare meglio la cultura in questa città. Io sono diciamo ospite, pur essendo una barlettana di questo castello, ho un'idea un po' diversa da come si potrebbe gestire di come farlo vivere questo polo museale, perché noi abbiamo un polo museale, sì, di come farlo vivere, perché a prescindere dalle dimensioni che sono insomma chiarissime, noi abbiamo un fossato che già si offre agli spettacoli estivi, però in effetti potrebbe offrirselo anche allo sport, ai giovani, ai bambini, con iniziative, insomma bisognerebbe programmare, avere magari un gruppo di lavoro, magari fare in modo anche aprirsi anche all'associazione, ad esempio che i comuni, magari le realtà che circondano Barletta sentano più proprie questi spazi. Però è sempre un discorso che deve venire dal, cioè è una politica. Per esempio la Regione Puglia è riuscita a fare delle politiche anche magari a basso costo, perché poi alla fine queste iniziative non hanno dei budget elevati, però in Puglia si è cominciato a fare rete, a fare network. Nelle nostre città ancora si stenta per esempio a trovare una correlazione ad esempio tra l'associativismo, tra le cooperative che lavorano. Proprio per questo secondo me bisognerebbe un po' lavorare, fare politica in maniera un po' diversa. Ma la vedo determinata. In bocca al lupo e complimenti per questa operazione. La ringrazio.